Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Imeie e oggi vi parlo del torneo organizzato da Skillto a cui ho partecipato domenica scorsa e di com'è andata. Per questo video mi limiterò a commentare insieme a voi l'organizzazione del torneo e le partite che ho fatto. Più avanti invece uscirà un video in cui parlerò più in generale dei tornei online. Quindi ci sono diverse piattaforme non riconosciute ufficialmente su cui si può giocare online. In questo caso il torneo si teneva su Dueling Nexus e i partecipanti erano 64, me compreso. Il torneo era strutturato a eliminazione diretta, fino alle semifinali si giocava una partita singola, mentre arrivato in semifinale potevi giocare al meglio delle tre, quindi un match. Si è svolto tutto nell'arco di un pomeriggio, l'arbitro di turno stava il match su Discord e si duellava, per cui le partite alla fine erano molto veloci. Ora che vi ho dato queste informazioni vorrei fare un commento personale. Io mi sono trovato abbastanza bene con l'organizzazione del torneo. L'unico problema evidente era che, anche se Skillto aveva degli aiutanti che lo aiutavano appunto a gestire l'organizzazione del torneo dietro le quinte, comunque lui si occupava del grosso dell'organizzazione. Infatti, il tutto era organizzato su Challonge, che è questo sito che ti permette di elaborare i matchup e quindi poi di determinare la classifica. E per la prima metà della live lui stava molto appresso a questo sito e non riusciva a commentare i duelli. Quindi alcune persone si sono lamentate dell'organizzazione del torneo, però la maggior parte erano soddisfatte. Detto questo, Skillto e il suo team hanno detto che si continueranno a migliorare sempre di più, non era il primo torneo che organizzavano e nemmeno l'ultimo. E io personalmente sono rimasto soddisfatto dell'organizzazione, quindi penso che, e del torneo in generale, quindi penso che parteciperò anche ai tornei futuri. Come vi ho già detto, poi farò un video in cui parlerò dei tornei online più in generale, quindi qui mi limito a questo commento. Però vorrei sapere anche che cosa ne pensate voi. Se avete giocato a questo torneo, avreste preferito un torneo a turni? Oppure avreste preferito giocarlo su Yu-Gi-Oh! Pro piuttosto che su Edo Pro, piuttosto che su Dueling Book? Quindi scrivetemelo con un commento qua sotto. Infine vi ricordo che se volete partecipare a futuri tornei, basta entrare nel server Discord di Skillto, di cui vi lascio il link qui sotto in descrizione. L'iscrizione è gratuita e aperta a tutti. Ma adesso, senza perdere altro tempo, vi lascio al commento dei duelli. Buona visione! Eccoci quindi con il commento dei duelli. Parto subito perdendo il primo cartaforbice sasso. E qui io ho una mano veramente buona perché posso settare tutto quello che voglio. Quindi procedo col farlo. Quindi setto due Backrow con Diabolos sul terreno, che è intargettabile, vi ricordo, e anche intributabile dagli effetti dell'avversario. E ovviamente si evoca un segnalino sul mio terreno alla fine del turno, perché ho tributato un mostro. E lui gioca Deskbot, carino, l'avevo già incontrato, mi pare, un giocatore che giocava Deskbot, però non so quanto riesca a fare sinceramente il deck, lo conosco ben poco. Io qui per fortuna ho settato Tempesta Potente di Polvere, quindi distruggo le sue carte Pendulum, quindi attivo l'effetto di Diabolos stavolta, tributo il suo mostro con l'attacco più alto per fargli tornare una carta che ha in cima o in fondo al deck. Ormai dovreste conoscere questi effetti se mi seguite da un po' di tempo perché gioco sempre questo deck, gioco molto spesso questo deck, però per chi non li conoscesse ancora, vi invito sempre a guardare la mia lista, la mia profile di Tana dell'Oscurità, di cui vi lascio il link qui nelle schede. Ok, quindi termino con una board di Lilith, Arima e Diabolos, onesto, perché posso tributargli un mostro nel suo turno con l'effetto di Lilith, e in più due token perché ho tributato due volte in questo turno. Lui setta uno e passa, e a questo punto concede la partita. Quindi passo il turno e arrivo al secondo round, stavolta gioco contro FedePlay, vado primo, con la mano setto 4 Backrow e attivo carta dell'oblio per pescare 3, a questo punto con duali di livello 3, quindi gioco Lilith normal, setto due carte che sono Capro Espiatorio e Tempesta Potente di Polvere stavolta, e alla fine del turno quando va al cimitero Backjack posso anche attivare il suo effetto. Quindi lui parte con Extravagance. Partono sempre con Extravagance. E ok, Altergeist, fantastico.
Con due tempeste potenti di polveri direi che posso vincere questa partita senza troppi problemi. È stato un po' sfortunato FedePlay a beccare... Sono stato fortunato io più che altro a trovare due tempeste potenti di polvere, perché Altergeist è veramente difficile da contrastare. Lui mi spacca anche la carta sbagliata con Melusic, perché luce nera non serviva veramente a una mazza, termine tecnico. Io qui ovviamente attivo l'effetto di Backjack, così posso settare la seconda tempesta potente di polvere, che attivo in questo turno distruggendo le altre due sue carte settate, e lui non ha più carte trappola da attivare per evocare Multifaker e quindi anche l'altro Altergeist di cui non ricordo il nome, ma che funge da dispositivo di salvataggio obbligatorio. E questa è un OTK praticamente con Capro Espiatorio, perché con i 4 token posso evocare facilmente Boresword, quindi ovviamente evoco Link Spider, poi evoco l'Incuribo, Security Dragon per fargli tornare l'Incuribo nell'extra deck. Ovviamente faccio tornare l'Incuribo dal cimitero e con Boresword, Lilith e anche Arima sul terreno posso attaccare per game. E sono 8700 life points e vinco così la partita. Ecco la mia terza partita, io qui gioco contro Jojo. Sono cado, shuffle stemino. Che aveva saltato le due partite precedenti, ecco perché dice che è la prima che gioca. Vinco stavolta, anche stavolta, carta forbice sasso. In mano che abbiamo Lilith, Lost Wind, Luce Nera, Diabolos e Super Poli. Forse alcuni di voi potrebbero non conoscere Luce Nera, che è una carta un po' particolare, che praticamente dice che tributando un mostro con 1500 attacco superiore, oscurità, posso distruggere tutti i mostri evocati specialmente in quel turno. Con Lilith setto Waking the Dragon, mi setto anche una Super Poli. Qui lui parte di Lightning Storm, che contro il mio deck è abbastanza rotta. Però fortunatamente avevo settato Waking the Dragon, ma io dovete sapere che nell'extra non gioco ancora per il momento i target classici di Waking, che sono Ultimate Falcon, Natura Exterior, eccetera. Quindi per stavolta che faccio? Decido di evocare Borrelod, perché è il target migliore da evocare che ho nell'extra deck. E gioca DDD. DDD non è un mazzo che conosco, sinceramente. So solo che spamma tipi di mostri diversi dall'extra, quindi sia fusione che sincro che Xyz. Adesso mi risetto Lost Wind dal cimitero perché ha evocato un mostro dall'extra. Lui qui continua a scombare, evoca Kali Yuga, che dovrebbe essere la carta più forte del suo deck. E qui succede quello che vi anticipo, lui praticamente crasha purtroppo, io infatti gli chiedo se c'è perché sta finendo il tempo, e quindi qui praticamente la regola sarebbe di far vincere quello che non ha crashato, cioè per me ha senso questa regola, però in questo caso noi avevamo ancora del tempo perché Skilto stava gestendo il torneo, quindi eravamo nel turno 3 ma ancora molte persone stavano giocando, e qui io gli chiedo chiedo un arbitro se è possibile farcela rifare, se facciamo in tempo, e lui ce lo concede. Quindi chiudiamo purtroppo quella partita, che non so come sarebbe potuta finire. Comunque andiamo di nuovo contro Jojo e vediamo che cosa riusciamo a fare con questa mano. Qui ho solo carte da settare, quindi le setto. So che lui gioca Lightning Storm di main, però non posso fare a meno di settare le carte che ho, perché altrimenti, perché è veramente la mia unica win condition, quindi vado a settare anche Tempesta Potente di Polvere. E qui rischio tantissimo, ma per fortuna la prima carta che attiva è Fascino dell'Oscurità. E io qui sono proprio... E io qui sono contento, perché mi avrebbe fatto veramente male al cuore vedere una Lightning Storm tirata su questa di board. Continua a non attivare nulla in risposta ai suoi effetti fino a questo momento in cui decido di attivare Luce Nera per distruggere i suoi due mostri evocati specialmente. Quindi ci pensa un attimo e poi decide di attivare la prima carta Pendulum, che io subito vado a distruggere insieme alla magia continua che aveva attivato precedentemente. Così lui si ritrova con solo due carte in mano, quindi passa in battle e mi attacca con 900. Quindi attivo Capro Espiatorio in end phase sua e riesco nel mio turno ad evocare tutti i mostri che si possono evocare con i token di Capro Espiatorio. Ma sono un po' indeciso sul da farsi, perché anche evocando Boresword io non posso chiudere la partita in questo turno. Quindi dopo averci pensato un po' arrivo alla conclusione che finire con questa board
con anche un segnalino e avendo settato contro l'avversario, mi sembra la scelta più giusta e più sicura. Però lui qui con due carte riesce ad arrivare a questa board. E qui mi chiede se voglio risettare Lost Wind dal cimitero, ovviamente gli dico di sì. Vado a risettarmi Lost Wind, ma lui attiva l'effetto del mostro. Io qui praticamente perdo la finestra in cui attivare contro l'avversario, ma questo era l'unico momento in cui io avrei potuto ribaltare la partita attivando contro l'avversario, perché lui evocando adesso il mostro Link riesce a ripartire alla grande. E arriva a questa board che state vedendo in questo momento. Con Kali Yuga che annulla tutti i miei effetti, quindi ovviamente anche quello dell'incuribo di annullare un suo attacco praticamente. E io ormai non posso più attivare contro l'avversario perché mi nega l'effetto di Tana dell'Oscurità. Quindi io non posso più tributare un suo mostro per prendere il controllo di un altro suo mostro. Ma ad attaccare tutti i mostri che ho sul terreno, pulisce la mia board e io con solamente in mano di top deck Arima mi arrendo e finisce purtroppo così il mio torneo. Detto questo, andiamo alle considerazioni finali. Quindi, ragazzi, io sono arrivato un dodicesimo, mi pare, su 64. Sono riuscito ad arrivare, come vi dicevo, al terzo turno del torneo con due vittorie e una sconfitta. Per arrivare in finale servivano praticamente 5 vittorie e solo dalla semifinale si giocavano, come vi ho già detto, i match. A livello di performance credo di essermela cavata bene con Tana dell'Oscurità contro alcuni deck che adesso possono, anche se magari non sono in meta come DDD, possono dire la loro. Sicuramente sono tier molto più alti di Tana dell'Oscurità. Tana dell'Oscurità non è in un tier. Quindi ragazzi, faccio i miei complimenti a Goro per essere arrivato primo, ma anche a Giorgio per essere arrivato secondo. In conclusione, ragazzi, mi sono divertito molto in questo torneo. Era la prima volta che partecipavo a un torneo così grande con 64 partecipanti perché non sono mai andato a regionali e YCS. Quindi niente, vi ripeto, fatemi sapere con un commento la vostra opinione sui tornei online. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo e iscrivetevi al canale per non perdervi le novità. Per oggi è tutto, ragazzi, alla prossima!